Ciao a tutti, io sono Anna, benvenuti in Cook Christmas. Oggi vedremo come preparare degli shortbread natalizi. Serviranno solo tre ingredienti: burro morbido a temperatura ambiente, zucchero e farina per dolci. Cominciamo mixando burro e zucchero fino a renderli cremosi. Per poi andare ad aggiungere la farina per dolci setacciata. Io ho usato farina 00, ma potete utilizzare anche una farina di farro, ad esempio. L'importante è che non abbia un alto contenuto di proteine. Iniziamo ad unire tutto con una spatola per poi andare ad impastare a mano. Non dovremo impastare tanto. L'importante è che sia tutto ben combinato insieme. Una volta che avremo ottenuto un panetto bello omogeneo e che non appiccichi più le dita, lo andremo a ricoprire con della pellicola e metterlo a riposare in frigo per almeno 30 minuti. Se avete tempo, anche una notte intera, non gli farà solo che bene. Una volta che la nostra frolla avrà riposato, basterà tirarla fuori dal frigo, aspettare che si ambienti un po' come temperatura, per poi iniziare a stenderla. Gli shortbread di solito sono biscotti abbastanza alti, ma in questo caso sono andata a stenderla a circa mezzo centimetro di altezza, per andare a realizzare dei biscottini che siano un po' più delicati. Ora arriva il momento di dare la forma, nonché uno tra i più divertenti. Io ho trovato questi stampini che, oltre che dare la forma, riescono anche a realizzare un disegno impresso sulla pasta. Li ho trovati molto belli, però ovviamente se non li avete potete usare quelli che voi preferite. Per esempio potete utilizzare anche un bicchiere, oppure dare la classica forma di shortbread a rettangolo con dei buchi sulla superficie. In questo caso però ricordate di tenerli più spessi. Dopodiché non ci resterà che cuocerli, 170 gradi, forno a preriscaldato per circa 15-20 minuti, o comunque finché non vedete che inizieranno a dorare. Io, non avendo il forno ventilato, di solito a metà cottura do un giro alla teglia, così che sia uniforme. Una volta raffreddati è arrivato il momento di preparare la glassa, se vogliamo decorarli. Io ne faccio una semplicissima di solito, fatta di zucchero a velo e acqua. Li combino in modo da ottenere questa consistenza abbastanza cremosa, non deve esserne troppo liquida perché andrebbe a rovinare i biscotti e non starebbe ferma, ma neanche troppo densa che sia troppo difficile da spalmare. Una volta pronta l'ho divisa in varie ciotoline tenendone una parte bianca e le altre sono andata a colorarla con dei coloranti in gel. Anche qui, se voi avete quelli liquidi, andateci piano perché rischierebbero, se ne mettete troppo, di andare a inficiare la consistenza della glassa stessa. E ora è il momento più divertente, o almeno quello che per me è stato il più divertente, andare a decorare i nostri biscotti. Come vedete non sono andata ad utilizzare sac à poche perché sarei dovuta andare a sprecarne per una quantità minuscola di glassa, non aveva senso. Quindi mi sono aiutata con degli stuzzicadenti e degli spiedini. Ovviamente se ne avete una quantità maggiore oppure se vi trovate meglio potete tranquillamente utilizzare la sac à poche. Anche per i colori della glassa, se volete farne altri, non vi resterà che andare ad aumentare la quantità di glassa bianca e poi andare a suddividerla in altre parti per darci un colore diverso. Una volta finito di decorarli, basterà lasciarli asciugare almeno qualche ora. Poi sono pronti da assaggiare. Che ne dite? Vi piacciono? Semplici, veloci e non vi deluderanno, lo giuro. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi. Io ora vi saluto e vi aspetto al prossimo Cook Christmas. Ciao!